Del 400° anno accademico dell'Università di Cagliari, che era già in programma per il 4 di marzo. La giornata è servita anche per fare il bilancio dei 6 anni della rettrice Maria del Zompo. Ce ne parla Valerio Varciu. Il tempo per presentare il 400° anno accademico, per fare i conti in tasca all'università che guida da 6 anni. Un gran balzo in avanti nella classifica nazionale, un'importante crescita in termini di iscrizioni al primo anno, ma soprattutto per quel che riguarda le lauree magistrali. Dopodomani, il suo ultimo atto con l'inaugurazione dell'anno accademico dopo 12 mesi di pandemia, nonostante i quali in 1634 si sono laureati a distanza. Ma dopo il 2 aprile, giorno del passaggio di consegne con il successore Francesco Mola, Maria del Zompo, cosa farà? Intanto torno, c'ho un mestiere, io ho una professione, la faccio anche bene, sono docente universitario, faccio ricerca nel campo della farmacogenomica e della neuropsicofarmacologia, sono un clinico, lavoro a San Giovanni di Dio, per cui torno a fare tutte queste cose e in più starò attenta e cercherò di avvicinarmi ad una realtà dove mi farebbe piacere fare divulgazione scientifica, perché per i cittadini più o meno giovani la scienza è una cosa importantissima e bisogna conoscerla e capirla. E allora io vorrei provare a fare questo. E poi il mio impegno verso, permettetemi, i concetti di parità di genere, che devono essere continuamente sostenuti e continuamente portati avanti.